quasi 9.300 spettatori sugli spalti. Praticamente un decimo della città di Pesaro, nella sera di Santo Stefano, non ha soltanto applaudito una VL Maidoma contro la capolista Virtus Bologna, ma è stata nuovamente toccata nell'animo da quanto accaduto 3 mesi e mezzo prima nella vicina Cantiano. Un territorio messo in ginocchio dall'alluvione e dall'enorme difficoltà a ripartire, perché gli aiuti statali hanno tempi lenti mentre la generosità dei privati sta facendo tanto, e la VL non è rimasta indifferente. Ieri sera, durante la partita da tutto esaurita, è stata allestita una raccolta fondi per il comune di Cantiano nei 3 principali punti d'ingresso della Vitrifrigo Arena. Una raccolta che continua con la possibilità di donazioni bancarie che già hanno fatto tanto, ma che continuano ad essere il principale sostentamento a un territorio che senza aiuti rischia di essere desertificato. Come ricordato dalla consigliera regionale Micaela Vitri, che ha sostenuto la raccolta fondi nell'arena, come enfatizzato soprattutto dalle parole del sindaco di Cantiano Alessandro Piccini, intervenuto all'intervallo della partita. Oggi il comprensorio del Cadro è un territorio ferito, che necessita di sostegno. Ad oggi, a 100 giorni da quell'evento, l'unico vero segnale concreto e tangibile che ci sta supportando è la tanta solidarietà che ci sta arrivando, in particolare anche dalla città di Pesaro, che ringrazio infinitamente per esserci stata accanto in quei momenti, fango e pala.